Ringrazio ISPRA di avermi dato l'occasione di presentare questo lavoro che stiamo facendo con vari enti israeliani, di ricerca israeliani, in una zona che, come potete già vedere da questa diapositiva, presenta una densità di sinkhole abbastanza elevata. La dimensione del fenomeno in particolare la vedete da questi grafici. In alto a sinistra vedete su due scale. La scala di destra mostra, sulla linea rossa, mostra la frequenza dei collassi, dello sviluppo di sinkhole, e arriviamo fino a 400 e più fino nel 2010, poi i dati si fermano al 2010, sinkhole per anno, con un numero totale a partire da quando è iniziato il censimento nel 1980 di 3500 sinkhole, lo vedete qui a sinistra. Quindi si tratta di un fenomeno sicuramente non di nicchia, come invece ancora si riscontra in Italia, ed è dovuto, vedete qui in basso, sostanzialmente stiamo parlando della regione che fiancheggia il Mar Morto, in particolare dal lato israeliano, quindi il lato occidentale, ed è dovuto sostanzialmente al grande abbassamento delle acque del Mar Morto, del livello delle acque del Mar Morto, dovuto a fenomeni sia antropici che climatici. Sì. Un abbassamento che è di circa 30 metri a partire sostanzialmente dell'ultimo secolo. I meccanismi di formazione sono, ve ne faccio vedere tre, sostanzialmente questa è la stratigrafia tipica di questo lato del Mar Morto, c'è dell'alluvium, delle argille e poi c'è uno strato di sali, spesso una decina di metri, che è molto continuo nell'area, e che è quello che in generale, lo vedete qui a destra, crea problemi, perché l'abbassamento del livello delle acque causa un abbassamento del livello dell'interfaccia tra acque dolci e acque saline. Le acque dolci incontrano, quindi vengono a contatto con questo strato di sali, lo dissolvono e ci hanno quindi queste cavità che poi provocano il collasso. Questa è la situazione più tipica. Ci sono anche altre situazioni, l'abbassamento sempre del livello delle acque crea in sostanza della subsidenza. Vi premetto che noi abbiamo iniziato questo studio come INGV perché eravamo interessati alle faglie, quindi alla parte tettonica, e c'era una chiara correlazione tra faglie e sinkhole. E in effetti poi che cosa succede? Che la subsidenza in qualche maniera rimobilizza queste faglie, che sono faglie, alcune delle quali sono anche faglie attive, ne rimobilizza ovviamente solo la parte superficiale. Queste faglie che erano sigillate cominciano a avere una permeabilità. Questa permeabilità porta delle acque dolci in superficie e si creano di nuovo delle cavità nello strato salino. Una terza causa è quella classica, diciamo, di aumento dello stress effettivo, delle pressioni effettive, quindi collasso, diciamo, per mancanza di supporto. Quindi, per tornare a noi, queste diciamo i sinkhole in questo lato, di nuovo qui a destra avete il Mar Morto, in questo lato occidentale del Mar Morto sono associati alle subsidenze, lo vedete in questa diapositiva, in questa immagine. Questa è una mappa fatta differenziando una misura LIDAR nel 2011 del 2005 ad alta precisione. Vedete la scala, qui sono 4 metri il rosso, meno 4 metri il blu. E quindi queste aree qui sono tutte aree in subsidenza rispetto al 2005, e come vedete la maggior parte dei sinkhole si colloca in quest'area, secondo peraltro allineamenti molto chiari che sono quelli delle faglie. L'obiettivo della nostra ricerca quindi era quello di studiare i legami tra le faglie e i sinkhole, e in particolare studiare, verificare se c'era la possibilità di individuare i movimenti precursori. Vi faccio vedere oggi dei risultati su questi tre siti. Questo in bianco è il contorno attuale, diciamo, della linea di costa delle acque del Mar Morto. Una breve, l'abbiamo fatto con l'interferometria SAR, quindi vi faccio una brevissima introduzione per chi non è familiare con questa tecnica. In sostanza si ha un passaggio del satellite su una certa area, la superficie terrestre a quella
a quel tempo t è questa, il satellite trasmette un segnale e riceve un segnale, lo stesso satellite con due antenne diverse. Il segnale radar contiene una fase, quindi ha una fase, al passaggio successivo, se c'è stato uno spostamento del suolo, il segnale di nuovo è quello rosso in questo momento, viene trasmesso con la stessa fase, ma viene ricevuto con una fase diversa perché lo spostamento ha causato causa un allungamento, diciamo, del percorso. Quindi misurando, avendo a disposizione due immagini in tempi diversi, a che al loro interno, all'interno di quel range temporale, c'è un fenomeno di deformazione di movimenti del suolo, è possibile ricostruire in maniera molto accurata con certi satelliti il movimento. E questo studio noi siamo intervenuti nel 2011, noi come INGV, prima del 2011, i colleghi avevano studiato quest'area con altri dati, con i dati dell'Agenzia Spaziale Europea, dati satelliti Earth Envisat, e avevano ottenuto dei risultati incoraggianti, ma non, diciamo, così belli come quelli che vi faccio vedere dopo. E in particolare avevano individuato delle aree in subsidenza, avevano individuato i lineamenti lungo i quali si allineano questi sinkhole, che sono sostanzialmente queste faglie che abbiamo visto prima. Questa è la stessa area che vedete qui, la forma L, e però non riuscivano ad andare come risoluzione a un'analisi più di dettaglio. Ci hanno chiesto poi, perché noi siamo comunque nel laboratorio di telegrafia di NGV, siamo esperti di analisi dati SAR, anche se non specificamente dei sinkhole, per fenomeni di subsidenza in generale, e abbiamo quindi utilizzato i dati Cosmos SkyMed. Abbiamo fatto un'acquisizione di dati per un anno e mezzo e siamo riusciti ad avere i risultati che vi faccio vedere ora. Un altro dato importante è che prima loro utilizzavano un modello digitale del terreno a bassa risoluzione, adesso hanno un modello digitale del terreno ad altissima risoluzione con un errore in incertezza verticale molto bassa, e quindi anche lì diciamo, questo ha causato il miglioramento dei risultati. Quindi già vedete qua che questi, non so chi di voi è familiare con l'interferometria SAR, questo è un interferogramma, ognuna di queste linee sostanzialmente può essere vista come una isolinea di spostamento del suolo tra le due date, e quindi andando verso l'interno di questo allineamento concentrico di frange interferometriche, basta contare, ogni frangia vale 1,5 cm, e quindi abbiamo uno sprofondamento tra le due date di alcuni centimetri. E vedete con che risoluzione questa immagine è larga 10 km, quindi potete vedere con che risoluzione si riesce a definire i movimenti del suolo. Adesso vi faccio, questo è un altro esempio in cui si fa vedere come il DEM, modello digitale del terreno, che viene usato per rimuovere sostanzialmente il contributo della topografia, perché la risposta al satellite, quindi la differenza della fase del segnale radar, dipende anche dalla topografia. Maggiore la risoluzione con cui io modello la mia topografia, migliore è il mio risultato. Infatti con un DEM a 30 metri l'area è comunque molto rumorosa, con un DEM questo DEM ad altissima risoluzione si individua molto meglio quella che è realmente la deformazione, che qui viene persa all'interno del rumore. Vi faccio vedere i risultati su queste tre aree. Questo è il sito cosiddetto P88, questo è uno dei tipici sinkhole che si sviluppano in quell'area, e qui è in fase di riempimento. E questa è diciamo, una scansione di interferogrammi, ognuno dei quali rappresenta un intervallo temporale di 16 giorni, tranne in questo in cui non ci sono state acquisizioni per 48 giorni, quindi è un po' più a lungo. In sostanza qui si vede che a partire da questa data, dal 14 dicembre 2011, inizia una subsidenza in quest'area. Questa subsidenza poi appunto, aumenta progressivamente,
non è cumulativo, quindi ogni interferogramma mostra la subsidenza in quel periodo, quindi vedete che anche nei periodi, in periodi diversi di 16 giorni però aumenta, accelera, qui sono 3 centimetri, qua era 1,5 centimetri, qui sono molti più centimetri. Quello che succede è che prima qui c'era il collasso, si è verificato il collasso, e il collasso è stato preceduto da almeno 2 mesi, più di 2 mesi, 3 mesi, di deformazioni, movimenti del suolo. Quindi questo è stato uno dei primi casi in cui è stato incoraggiante questo risultato per valutare la possibilità di prevedere dove potevano andare a verificarsi i collassi. La cosa interessante in questo caso è che la deformazione è, in questo caso qui in particolare, ha accelerato successivamente. Come vedete qui, nei periodi di 16 giorni si sviluppano sempre più frange, quindi dopo lo sprofondamento la deformazione è continuata fino ad allargarsi sostanzialmente alcune centinaia di metri e con valori sempre più alti. Poi è diventato anche caotico, quindi qui non si individua più molto bene la deformazione. Questo è quello che si è verificato sostanzialmente in un grafico di spostamento cumulato al di fuori dell'area del collasso, ovviamente, perché qui andiamo tra 0 e 25 centimetri, in questi 200, circa 300 giorni di monitoraggio. Quindi vedete qua ci sono stati i collassi, si tratta di 3 collassi sostanzialmente, molto ravvicinati, però poi la deformazione, la subsidenza continua ad aumentare. Questo è un altro sito, anche qua ogni immagine rappresenta un intervallo di 16 giorni, tranne questa. Vedete anche qui c'è una fase iniziale, i collassi si sono verificati in questi ultimi periodi, però vedete che la deformazione inizia molto tempo prima, qui siamo già a maggio e qui partiamo da dicembre, quindi si parla di 5 mesi prima. Quindi qua c'è stato un primo collasso e poi ce n'è stato un altro molto più piccolo qua giù, questi sono neanche 10 metri ed è comunque individuabile anche come valore di deformazione anche su queste immagini. Questo è un altro sito molto interessante perché c'è anche un elemento antropico. Vedete qua, queste sono immagini di dicembre 2011, in cui si vedono tutta una serie di sinkhole sviluppate su degli allineamenti, di nuovo si tratta di faglie sepolte, non affioranti, quindi probabilmente non attive, e attraversati da una nuova infrastruttura autostradale. Siccome era nota questa esistenza di questo allineamento, nella costruzione dell'autostrada erano state prese delle contromisure per evitare impatti almeno immediati sull'infrastruttura, quindi platea di cemento armato sostanzialmente. E queste erano che cosa si verificava lontano comunque dal tracciato autostradale. Quindi comunque c'erano dei sinkhole, dei collassi evidenti. Nel maggio del 2012 comincia a svilupparsi un piccolo sprofondamento, una piccola voragine, senza nessuna deformazione associata, e ad agosto loro fanno delle perforazioni. In una di queste perforazioni, 2 settimane dopo, cominciano ad avere perdite di fluido di perforazione, e subito dopo, questa immagine parte dal 12 settembre, fino al 27 ottobre comincia la subsidenza. Questa subsidenza si allarga anche al sito, esattamente all'area dell'autostrada, che era ancora in costruzione, e poi qui stiamo parlando sempre di ottobre, 30 ottobre, 13 ottobre 2012, continua ad allargarsi. E a marzo la situazione era questa, si erano sviluppati già degli incipienti sprofondamenti, che non sono ancora collassati peraltro. A marzo non erano collassati, poi hanno avuto un collasso successivamente. Quindi quello è l'ultimo sito che vi ho fatto vedere, è questo Engedi, in cui la deformazione procede lentamente, dopodiché c'è un collasso e poi accelera in maniera repentina.
Questa, diciamo, per concludere questa breve panoramica che sostanzialmente riguarda un'attività di metodologica di monitoraggio e individuazione dei precursori, possiamo dire che per i risultati del nostro studio, utilizzando Cosmos Kymed, ma soprattutto Cosmos Kymed, che sapete è una costellazione di satelliti italiani, ma associati a un modello digitale ad alta risoluzione, modello digitale del terreno, possiamo individuare delle deformazioni così piccole che riusciamo a individuare i fenomeni precursori prima dei collassi, almeno in quest'area. E vi dico subito che i risultati di questo studio hanno già portato degli sviluppi applicativi importanti, perché ci sono delle compagnie private israeliane che hanno già chiesto di poter effettuare dei monitoraggi in continuo di tutta l'area. In ambienti non disturbati, che era il secondo esempio che vi ho fatto vedere, mentre gli altri erano comunque ambienti influenzati da attività antropiche, in quelli non disturbati quello che si osserva è un'accelerazione dei movimenti prima del collasso e poi una decelerazione. Negli altri invece la situazione è più complessa e sembra anzi diciamo quasi sempre il contrario. Ad uno dei siti in particolare in cui si verifica appunto il contrario, cioè accelera successivamente, è molto probabile che la subsidenza e il collasso siano stati causati da questa perforazione e questi fluidi che hanno poi causato il discioglimento di questo strato salino. Quindi è stata una cosa abbastanza stupida che è stata fatta, diciamo, però speriamo che abbiano imparato da questo. Io avrei finito, vi ringrazio.